Ciao ragazzi, benvenuti su Ali from the Block e FTV Channel. Io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi di Topolino numero 3558. Eccolo qui, Topolino 3558, con in omaggio una bustina di figurine della collezione Figurine Animali Record Bestiali. Era nel blister, in omaggio, quindi al solito prezzo di 3,50 €. Questo è il numero con la copertina di Francesco D'Ippolito e colori di Andrea Cagol. Una bella copertina, finalmente, riguardante un personaggio che non sia Topolino, Paperino e Zio Paperone. In prima impressione c'è appunto Pietro Gamba di Legno, però nello sfondo c'è Topolino. La scritta azzurra Topolino con il rilievo bianco, scritta bianca Disney. Belli i colori di Andrea Cagol, ma ugualmente bella appunto il disegno di Francesco D'Ippolito, che finora avevamo visto più sui paperi, soprattutto sulle giovani marmotte, ma anche qui ovviamente si destreggia nel mondo dei topi con Gamba di Legno e Topolino, quindi bella la copertina. Che è la tira Paperopoli, Silvia Ziche nella sua vignetta, protagonisti Paperina e Paperino. Paperina che dice: vuoi leggere questa fantastica avvincentissima, saga fantasy? O aspetti la serie televisiva, così non devi fare la fatica di girare le pagine? Vabbè. L'introduzione di Alex Bertani, il direttore, che nel suo editoriale ci parla di quello che leggeremo ovviamente in questo numero nei prossimi, aggiungendo anche che tra due numeri, 3560, quello dedicato a San Valentino, sarà abbastanza rosa come numero. Ma poi dice: ma ora buon ritorno ad Actopia a tutti, perché appunto questo numero sarà molto ricco, ben 6 storie. La prima storia sarà appunto il re di Actopia, torna ad Actopia con l'episodio 1 di 3 di Francesco Artibani e Licia Troisi, con Francesco D'Ippolito ai disegni, chine di Lucio De Giuseppe, colore di Gaetano Gabriele d'Aprile. Allora, devo dire che mi è piaciuto, c'è anche un riepilogo per chi non ha mai letto magari qualcosa di Actopia. Io di solito, lo sapete ragazzi, chi mi segue lo sa, non amo le saghe fantasy, non amo proprio il genere fantasy, però devo dire che questo primo episodio mi ha veramente soddisfatto, sia per quanto riguarda i disegni e i colori, ma anche in sé per sé per la storia. E quindi devo dire che mi ha fatto una buona impressione. Vedremo i prossimi due episodi come saranno, ma questo primo episodio con Gamba di Legno protagonista, che è re di Actopia, non vi dico altro, mi ha davvero sorpreso in positivo. E poi passiamo alla seconda storia, che ve lo dico già ragazzi, per me è la migliore di tutte, e non è una riempitiva, non è una breve, è anche abbastanza lunga, ed è scritta da due sceneggiatori, soggetto e sceneggiatura Giulio Gualtieri e Marco Nucci, con i disegni di Blasco Pisapia e colori Emanuele Virzì. Paperino, l'artista in crisi. Paperino praticamente è l'imbianchino di questo grande palazzo, dove c'è un convegno tra intellettuali, e per sbaglio gli cade la vernice, il secchio della vernice in testa, diventa un artista praticamente, perché grazie a questi intellettuali lui diventa l'artista in crisi. Paperina ne è entusiasta, lui diventa sempre più famoso e ti fa capire, insomma, questa storia è veramente molto moderna e attuale, perché ci fa capire quanto uno possa diventare famoso nel giro di poco, anche grazie ai social o anche grazie a un gruppo di persone che ti rendono famoso, e poi, visto che la moda passa, dopo un po' non lo sei più. Ma non vi dico altro per non spoilerare, dico soltanto che è una storia bellissima, quindi Gualtieri e Nucci hanno i miei complimenti, i miei sinceri complimenti, perché hanno fatto un lavoro incredibile, e anche i disegni mi sono piaciuti, veramente una bellissima storia, degna di tal nome, degna di essere pubblicata su Topolino. Poi andiamo avanti con la terza storia, dopo insomma mini disegnata, Clarabella e il rumor del bosco di Matteo Venerus, con i disegni di Christian Canfailla. Qui praticamente è una storia dedicata, ovviamente come vedete dal titolo, da Clarabella, Martina Andonova ai colori. Una storia dedicata a Clarabella, che praticamente è una a cui gli piacciono i pettegolezzi, cerca di disintossicarsi dai pettegolezzi, scusate. Va anche in una casa dove c'è un bosco per stare più tranquilla, ma ci riuscirà a evitare i pettegolezzi? Scopritelo voi, insomma. Una storia carina, abbastanza riempitiva, nemmeno troppo corta, ma molto carina. Poi c'è l'omaggio a Dan Gibbs, grande autore olandese che di solito vediamo su Almanacco Topolino, che per la prima volta viene proposta una sua storia su Topolino, una storia estera, pubblicata nel 2010, una storia danese, colorata da Egmont, pubblicata per la prima volta qui in Italia su Topolino, con Paperino che litiga con Jones e fanno una sfida di biscotti, dopo che appunto le giovani marmotte qui o qua vanno da Paperino per dire: compraci biscotti che dobbiamo partecipare a una gita al Parco della Scienza. Quindi Paperino litigherà con Jones per chi avrà i biscotti migliori, insomma una classica storia in cui
Paperino litiga col vicino, e c'è anche l'intervista all'olandese Dan Gibbs, questo grande, bravissimo autore che forse da molti non è molto conosciuto, ma per me che leggo Almanacco Topolino lo conosco, insomma. Paperino in fila per te, Augusto Macchetto, Ottavio Panaro, per una storia corta ma intelligente, devo dire, più che altro molto carina e simpatica, con Paperina che ha a che fare con la fila che sia ovviamente imposta all'ufficio postale, e poi insomma ne trarrà beneficio quasi da questa sua, insomma, queste sue peripezie con la fila che si forma molte volte all'ufficio postale. Largo e Campioni, qui si parla anche degli animali, dell'album Figurine, molto interessante per la geografia, cioè più che altro per la geografia, per la fauna, per chi ama i documentari come me, un malato di documentari come me. Poi c'è Barzellette e Colmi, a tutta enigmistica, e Zio Paperone e la banconota poco nota. Allora ragazzi, questa storia, anche questa corta ma molto bella, secondo me molto bella, di questo albo veramente ricco, Massimiliano Valentini la storia, disegna Chine, Danilo Barozzi colore, Irene Fornari. Qui abbiamo a che fare con Zio Paperone che scopre che esistono le banconote di legno e lui la vorrebbe perché è un collezionista soprattutto di banconote, quindi ha a che fare con Piccole Paperis ed altri. Ne succederanno di tutti i colori, storia veramente carina, molto bella anche questa. Poi vediamo un po' nel Paese del Sollevante, prossimo numero ci sarà la storia di Topolino Giramondo, finalmente tornerà questa mini saga che a me piace molto, con Giuseppe Zironi, sceneggiatore e disegnatore. Topolino che sarà in Asia, precisamente in Giappone. In edicola questa settimana Paperino, Paperinic. Il prossimo numero è proprio questo, 3559, con queste storie, tra cui Topolino e l'incredibile Toshio, Il ritorno degli eroi, Il re delle frittelle per Pianeta Paperino, Archimede e lo sciame vagante, Paperino, Paperoga e la notte dei cavalli a dondolo. Chiudo il tutto, Barzellette e Colmi. Ragazzi, che dirvi, questo numero mi è piaciuto moltissimo, un numero molto ricco, con ben 6 storie. Se dovessi fare la mia ipotetica classifica, metterei al primo posto senza dubbio Paperino, l'artista in crisi, secondo posto per Zio Paperone e la banconota poco nota, terzo per Re di Dactopia, quarto per la storia di Paperino, Jones e la sfida dei biscotti, quinto Paperina in fila per te, ultimo posto invece per Clarabella e Rumor del Bosco, che mi è piaciuta ma sicuramente inferiore rispetto alle altre. Ragazzi, ancora una volta Topolino, anche a questo fine gennaio, per me sono ora esattamente 3 anni da cui ho ripreso a leggere Topolino, si conferma un'ottima lettura. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi è piaciuto questo numero. Alla prossima, ciao ragazzi.